Salve raga, benvenuti alla terza puntata di Metal Gear Solid 3. Allora, prima, voglio mettermi una cosa, una pittura facciale, dove... Zaino, mimetica, faccia. Voglio mettermi la maschera da zombie perché è figa. C'è anche la maschera di Jack di Metal Gear Solid 2. Anche se qua come personaggio non è Ryder, ma è un generale nemico. Generale Reiko mi sembra. Vabbè, poi vediamo uniforme a gocce. Sì, dai, che mi piace. Poi aggiungo l'H47 e la bomba fumogena. Bene, allora prima devo entrare qua, poi devo uscire e parte la scena. Ah, un attimo che prima controllo l'armadietto. Visore termico, bella. Che bellezza. Is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though.
The one I've got for you is American made. Condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it. My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then, I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Mi sa che sperava in qualcos'altro. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? Vabbè, saltiamo pure qua. Le parti inutili, raga, le salto. Comunque, quella scena della pistola si ripete anche in Metal Gear Solid 4.
La pistola che riceve è la stessa che va data Snake. Detto però che Snake dovrebbe un po' sospettare più di lei, dico. Non gli ha detto la password quando le ha chiesta. E sparare ai nemici non vuol dire niente. Che carino. Ok, si passa l'azione. Allora, direi che uso anche io la botola perché non è consigliabile muovere, nascondersi dentro l'armadio. No, no. Allora, più che eliminarli, io preferisco qui addormentarli. È molto più meglio. Eccolo già uno. Dai, come cazzo si fa? Ah, l'avevo colpito allora. Il contatore non si abbassa. Ah, si sì, è abbassato. Ok, bene. Eccolo un altro. Vieni qua, che ti metto a nanna. Bene, altri due beccati. Quello sta attento perché questi maledetti possono anche vedere sotto certe volte, ma capita quasi mai. Sei. Dai. Siamo a... Bella, dai, siamo a 5. Ho beccato un albero, sul serio. O lui. Boh. Comunque siamo a 4. Non mi troverete mai. E io ci godo. Dai, vieni qua che ti addormento anche a te. Forse però è meglio uscire. Perché potrei andare anche incontro a loro e sbatterli a terra. Potrei anche farlo, ma... Vieni, vieni. Tac!
Ike. La Ike di atterra. Sì, la tua meditazione io non credo. Vabbè, esco da dietro. Tanto da lì in poi li ho tutti addormentati. Quindi poi da lì ho una visione più ampia. Bene, mancano due, uno è sul tetto. Che è difficile da sorprendere quello. Beh, abbastanza. Dove sei? Qui attorno non lo vedo. Deve essere molto in là. Quello sul tetto invece. Ma da qua non è possibile vederlo. Ma sicuramente vedi a me. Eccolo là. E manca solo quello sul tetto, perfetto. Stupido. Eccolo, eccolo! Fatto! Tutti addormentati e non mi sono fatto beccare una singola volta. E questo, raga, è la prima volta che capita. Vi do un consiglio, volete fare una cosa fatta bene? Fate un video, che fare il video le cose vengono bene, miracolosamente bene. Sì, dormite. Altra bomba fumotina. Ok, ora devo andare sul retro. Poi ritornare qui, c'è la scena e poi dire che posso salvare. Ecco. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. See.
mass weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Ok ragazzi, questa puntata finisce qui. Complimenti a Ocelot per la seconda figura di merda che ha fatto del gioco, e ne farà anche altre sicuramente. E ci si vede alla prossima, raga. Ciao.